Ragazzi, la nostra scuola oggi festeggerà Halloween. Oggi faremo la festa più bella e sceglieremo anche chi ha il costume e il trucco migliore. Mary, tu vincerai di sicuro, io voto per te. Certo, Julie, dottore, non ho paura della sua iniezione. Mi piace troppo il nostro gruppetto. Vi inviterò tutti al caffè dopo, così vi regalerò delle dita insanguinate. E dimmi un po', può venire anche Biancaneve al tuo bar? Gli altri dove sono? Voglio vedere i loro terribili costumi. Ecco l'autobus con gli altri studenti. Andiamo a incontrarli. Ecco Harley Quinn e il suo Teddy! Ehi, ehi! Io e la mia famiglia amiamo davvero gli animali! Ecco perché abbiamo deciso di salvare questo zoo abbandonato! Scarica il nostro gioco per prenderti cura di tutti gli animali e aiutaci a costruire il miglior zoo del mondo! Ci vediamo nel gioco! Ma l'orsetto non è spaventoso. Per me lo è molto, invece. È troppo bella, Harley Quinn. La mia cappuccetto rosso arriverà presto. Vedrete quanto è bella. Harley Quinn fa schifo. E ricominciamo con i prossimi studenti. E questi chi sono? Chi si nasconde sotto la maschera? Interessante. Wow, che coppia innamorata! Chi sono questa signora e questo ragazzo? Che coppia sexy! Chissà chi c'è sotto la maschera! Ma procediamo, forza! Sono Cappuccetto Rosso, dov'è il mio lupo? E io sono la sirena del fondo del Mar Morto. Sirenetta, sei libera stasera? Ciao a tutti, io sono una sirena, sono la migliore di questa festa. Dov'è il mio lupo? Dov'è il mio Patrick? Non dire niente, voglio la mia Biancaneve prima, ok? Ok, bene. Proprio fantastico, non me lo aspettavo. Forza, ai prossimi studenti! Noi siamo vampire! Chi voterà per la ragazza clown? Ci sono quasi tutti, ma è rimasta la crema di questa scuola, le cheerleaders Bunny. Io sono una strega, quindi Diana sarà un mago. La mia natta le stenderà proprio tutte. Sono sicuro che sarà una cheerleaders zombie. Mi chiedo chi sia chi, non riesco a capirci niente. Guarda Diana, quello è il mio ragazzo. Guarda, oh mio Dio, Simone, lui è una strega. Bene ragazzi, andiamo. Andiamo, io e Nat andremo per prime. Guardami, Diana, sono una strega. Simone, non potevi scegliere un costume migliore? Non ti piaccio come streghetta? Eccoci qui, siamo tutti a scuola, benvenuti, inizia Halloween. Ragazze, che fate questa sera? Festeggiamo Halloween! Diana, baci la tua streghetta? Una strega? No, avresti dovuto vestirti da scheletro. Oh, il mio ice è carino invece! Sì, come no. Sento che oggi ci divertiremo molto. Ice, ciao! Oh, Ice, sei così carino! Siamo davvero una bella coppia. Io però sono una cheerleader morta. Nat, sei tu che sei grande. Ma che berremo oggi? Un cocktail di sangue o una pozione della strega? Ice, sei davvero forte, ma non berrò il succo di pomodoro. Ice, che cos'hai al posto della pozione della strega? Ho anche delle dita insanguinate che si stanno cuocendo. Ice, sai che oggi ci sarà una festa? Balleremo un lento insieme? È ovvio che lo faremo. Ragazze, non ci credo, oggi un giocatore di calcio mi ha chiesto che facevo stasera. Wow, davvero? Non ha chiesto cosa fai stasera, ma cosa facciamo noi la sera. L'ha chiesto a entrambe. Diana, sei qui? Diana, devo dirti una cosa. Oh, Blondie, sei carina oggi, allora chi sei? Sono una vampira. Forte. Che succede? Ah, ancora Blondie. Non la sopporto, almeno avrebbe potuto passare Halloween con la sua squadra, no? Blondie, per favore, niente brutte notizie. Non posso nascondertelo. Allora, Laila oggi indossa un costume da Harley Quinn e mi ha detto che Simone le ha fatto un complimento.
Cosa? Un complimento? Beh, questo è troppo, sono scioccata. Che le ha detto di preciso? Diana, non so cosa le abbia detto di preciso, ma si è innamorato di lei, credo. Hai visto come si è vestita? Con quei pantaloncini cortissimi. Blondie, sai, oggi c'è la festa di Halloween a scuola. Non voglio chiudere con Simone, gli parlerò più tardi. Diana, da amica, ti dico che dovresti chiudere questa relazione, non è degno di te. Blondie, ti voglio tanto bene come migliore amica, ma smettila di essere gelosa di Simone. Farò di tutto perché tu rimanga la mia migliore amica e lui il mio ragazzo. Diana, quanto dobbiamo aspettare ancora? Oggi è Halloween e noi siamo una squadra, dovremmo stare tutte insieme. Ok, Blondie, ora vai dalle tue rane. Ci vedremo più tardi alla festa. Allora, Simone, mi hai chiamata, volevi dirmi qualcosa? Giocatori di pallacanestro, ci state prendendo in no, giro? No, è che oggi sei davvero molto più bella di Stella. Sì, perché sono la sirena del Mar Morto. La sirena verde, lo so. Il mio vestito da strega e il tuo vestito da Harley Quinn stanno bene insieme. Simone, ridammi il mio quaderno. Perché? Come perché? Devo scriverci i miei pensieri. Per esempio che tu ci provi con me. Dov'è Blondie? Blondie? Eva, guarda, un dottore. Dottore, mi fa male? Ehi, togliti quella maschera, chi sei? Sono Bad Boy e adesso lasciatemi in pace, ranocchie. Ragazze, mi stavate cercando? Blondie, sono stanca di doverti chiamare, dove sei stata? Eri di nuovo con Diana? Rane, ora però sono con voi, quando inizia la festa? Inizierà presto. Dobbiamo trovare subito dei fidanzati. Assolutamente sì, andiamo. Forza, andiamo al bar, ci saranno le Bunnies. Chi, scusa? Le Bunnies, e due di loro sono anche single. Ma se non ci vogliono vedere nemmeno in foto. È Halloween, non capiranno con queste maschere che siamo i rugbisti. E queste che sono? Nascondiamole. Perfetto, io andrò da Diana. Ma ti prego, non andare da lei. Buongiorno, cheerleaders Bunny. Avete bisogno di un'iniezione per caso? Bad Boy, ti abbiamo riconosciuto. A proposito, stai bene? Voglio che la festa inizi e che sia davvero spaventosa. Sì, molto spaventoso. Guarda un po' chi c'è lì. Scusi, dottore, si sposti. Ragazze, chi vuole festeggiare con noi, bambole? Non capisco chi sono i ragazzi vicino alle cheerleaders. Bambole di porcellana, sedetevi, vi porto subito un cocktail sanguinolento. Mi chiedo che si nasconda sotto quel trucco. Probabilmente saranno i calciatori. Cavolo, ma come ci avete beccato che siamo noi? Beh, abbiamo perso la nostra chance. Andiamocene. Queste bambole sono spaventose. Infatti. Ragazze, visto che non volete il mio cocktail al sangue, prendete almeno un caffè latte. Grazie, Ice. Lupo, dove sei, lupo grigio? Beh, Patrick, devi dirle che oggi non indossi il costume da lupo, avanti. Patrick... Patrick? Patrick, avevi promesso che saresti diventato un lupo grigio! Stai calma, Giorgia, non c'erano costumi da lupo grigio a noleggio. Perché non ti piace? Tu sei Cappuccetto Rosso e io sono Biancaneve. Non sono carino. Patrick, andiamo. E adesso chi saresti, Una finta coppia di innamorati. Io sono Art. E questo è il ragazzo di Julie. Cosa? Non ho capito tanto bene. Ascoltate, ragazzi, non dovremmo arrabbiarci. La festa inizierà presto. Abbiamo i costumi più belli, i trucchi più belli. Avanti, non fate così. Su! Sì, Julie, ma io pensavo che avrei avuto un lupo grigio nella mia coppia. Invece no. Ragazzi, basta, forza, dobbiamo divertirci. Allora, ragazzi, propongo di fare una festa a casa mia dopo la scuola. Che ne dite, Siete molto d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Harley Quinn, posso venire anch'io alla festa? Io sono innamorata di Teddy. Certo, Verde, ti invito. E ora andiamo avanti. Non ho mai fatto festa con Harley Quinn prima d'ora. Bene, ragazze, il divertimento sta per iniziare. Sceglieremo il trucco e il costume migliore. Andiamo ad incipriarci il naso. Andiamo! Cosa? Simone ha davvero iniziato a frequentare Harley Quinn? Simone, non posso crederci. Sei impazzito? Diana, io sono scioccata! Ragazzi, voi... voi avete... Oh, ragazzi, andiamo in un altro bagno. Simone, credo che Diana ti abbia lasciato. Che guaio! Non sono pronto a rompere con Diana.
È troppo tardi, ora pensiamo alla festa. Bene ragazzi, ora sceglieremo chi ha il costume e il trucco migliore e gli daremo il cappello da giullare che, se scambiato, vale $1000. E dopo aver scelto il vincitore, faremo una festa? Naturalmente, dopo la premiazione ci sarà la festa. Diana, lascia che ti dica una cosa. Simone, non voglio parlarti. Bene, la competizione ha inizio. Diana! Blondie, avevi ragione. Te l'avevo detto. Simone, accidenti. No, Blondie, lascia stare. Ragazzi, possiamo non litigare almeno oggi? Scegliamo il vincitore. Sì! Diana, devi ascoltarmi. Ora, uno per uno, mostreremo il costume. Ed il primo sarà una coppia dolcissima. Wow, Art! Non ci credo! Oh mio Dio, che costumi! Boo. Oh mio Dio, incredibile! Oh. Mentre i prossimi sono... Io sono un diavolo! E io sono un Hobgoblin! Hobgoblin? Ma non erano Hobgoblin! Non capisco perché qualcuno dovrebbe vestirsi da diavolo, è terribile! E l'Hobgoblin? Beh, Hobgoblin è meglio! Forza, per il cappello da giullare, $1000! Chi è il prossimo? Le bambole di porcellana, per caso? Siamo i rugbisti, conosciuti come i calciatori dei poveri, sì! Sono i calciatori! Ma che diamine! Sì, giocatori di calcio! Cavolo, no! Come si sono vestiti bene i calciatori? Beh, adesso abbiamo le frogs. Un clown e due vampire. Simone, ma quando finirà tutto questo? La mia festa sarà molto più divertente. Harley Quinn, lasciami in pace, non sono affatto dell'umore giusto. Capisci che Diana mi ha lasciato? La prossima coppia sono Cappuccetto Rosso e il suo lupo grigio. Professor Mike ha deciso di ridere di me. Non vede che questo non è un lupo? È Biancaneve da vecchia. E sai cosa, Patrick? È per questo che non ti amo più. Avete sentito, ragazzi? Cappuccetto Rosso oggi è single. La prossima sarà la strega con i capelli rosa. Forza, vieni avanti. Sì, sono una strega e voglio dire qualche parola. Oggi ho fatto... Vuole solo dire che non vede l'ora di venire alla mia festa? Diana, devi scegliere me perché sono la tua amica e non ti tradirei mai e poi mai. Non ci credo che sta succedendo. Non piangere, Diana, il tuo dottore ti guarirà. Non avresti dovuto dire niente, dovevamo tenere tutto segreto. Simone, io non tengo segreti. E chi è il nostro barista Ice? Sono semplicemente un barista che prepara dita insanguinate e latte insanguinato. Ed ecco la mia ragazza. Una cheerleader morta? Abbiamo anche un orsacchiotto, prego. E una sirena del Mar Morto. Traditori, giocatori di basket, siete dei traditori. Maestro Mike, possiamo andarcene ora, la gara è finita. E io sono un medico e se vi comportate male vi farò una bella iniezione, chiaro? Forza, Bunny, mostrateci i vostri costumi. Votate per me, mi raccomando. Io sono una cheerleader morta. Io non lo so chi sono, so solo che sono di pessimo umore. Io invece non posso parlare. Io sono una ragazza che piange continuamente e piango perché il mio ragazzo è davvero cattivo. Diana, te l'ho detto, ti spiegherò dopo. Simone, stai zitto. E adesso votiamo. Io sono per la dolce coppia. Raga, siete forti, davvero! Tenete il cappello da giullare, domani potrete scambiarlo con $1000. Lo condivideremo. $500 a testa! Ovvio, bro! Sì, balliamo, balliamo, balliamo! Balliamo!
Diana, non te la prendere. Blondie aveva ragione, non hai bisogno di lui. Ragazze, non capite, io in realtà lo amo. Diana, dobbiamo parlare. Bunny's fuori di qui. Diana! Andate via, ragazze. Simone, sei stato... Diana, ascoltami. No, Simone, ora ascoltami tu, perché adesso parlo io. Allora, sai una cosa, Simone? Tu mi hai rovinato questo Halloween e me lo hai distrutto. Perché mi hai fatto questo? Per quale motivo non capisco, però, sai una cosa, io ho deciso che io scelgo Blondie, no, Simone, Diana. Questo è quanto. È tutto finito tra noi. No, non è la fine, ragazzi, me la riprenderò. Sì, invece è la fine. Ragazzi, è tutto, mettete un pollice in su, iscrivetevi e premete sulla campanella e aspettate i nuovi video, fighi. Ho scelto Blondie. Diana, non tornare più da lui. Ragazze, lasciatemi in pace. Same energy, work on being better when I'm 70.